Cari bambini delle videococcole, oggi nella posta vi leggerò la storia che abbiamo creato con Alessia, nel reparto di neuropsichiatria. Ascoltate bene, si intitola Il gatto magico. Mimma era una gatta molto vivace e anche magica, perché aveva la caratteristica di scomparire ogni volta che voleva. Amava mangiare, ma solo le sue prelibatezze. In modo particolare, era appassionata di pasta rossa. Giocando, amava spesso nascondersi dietro i cespugli di fiori. Un giorno d'inverno, per gioco, si arrampicò in cima a un albero. Poi però perse l'equilibrio e cadde, facendosi male alla schiena. Eh sì, non è mica vero che i gatti cadono sempre in piedi. Incominciò a miagolare forte forte per farsi aiutare da qualche passante, ma nessuno sembrava sentirla. Cadendo, infatti, era successa una cosa strana. Era diventata invisibile, ma ora non riusciva più a tornare come prima. Miagolava, miagolava, forte, forte, finché passò di lì un giocoliere, Mattia, con la sua bicicletta magica. Mattia era infatti capace di camminare con la sua bicicletta in equilibrio su una corda e faceva spettacoli in giro per il mondo. Mimma rimase stupita perché si rese conto che Mattia era l'unico in grado di vederla. Era infatti molto addolorato nel vederla così sofferente e iniziò subito a pensare a un modo per aiutarla e curarla. Mimma gli suggerì di andare a cercare i petali di una margherita magica. Quelli sarebbero stati la sua medicina. Ma aggiunse: Bada bene, Mattia, la cura non funzionerà se non mi porgerai i petali con amore. E in quel caso, se dovesse accadere così, i petali appassiranno. Mattia corse subito a cercare le margherite dell'amore. Lui conosceva bene il prato in cui si trovavano, perché già altre volte aveva aiutato degli animali in difficoltà. Quindi andò a prenderle e tornò più in fretta che poté. Diede i petali a Mimma, che infatti, dopo averli mangiati, cominciò subito a star meglio. E da quello capì che erano stati presi con amore. Da quel giorno i due furono grandi amici. Quindi ricordate, bambini, ogni medicina, anche la più efficace, ha sempre più valore se viene data con amore. Vi è piaciuta questa storia? A me tantissimo. E ringraziamo Alessia. E adesso direi di passare ai nostri giochi. Allora, bambini, siete pronti al gioco di oggi? Però prima vi vorrei far vedere una piccola carrellata dei giochi che invece i nostri ragazzini, pazienti in ospedale, hanno ripetuto. Erano dei giochi che noi avevamo proposto le scorse settimane. E quindi ringraziamo, Clara, Davide ed Emanuele del reparto della chirurgia pediatrica, che ora ci mostrano come hanno giocato con i nostri giochi. Guardate! Thank you.
Grandissimo! Visto come sono stati bravi? Io vi ringrazio ragazzi per aver giocato con noi e per averci fatto divertire, per esserci divertiti insieme. E adesso siamo al gioco della settimana. E siete pronti ad allenare un po' la mente con le parole? In un foglio di carta prendete un pennarello o una matita o una penna, quello che avete, e tracciate una tabella di 4x4, 4 caselle per 4 caselle, più o meno dritte. Se siete dei precisini potete fare con il righello, altrimenti anche manuale andrà benissimo. In questo modo. Poi aggiungete in ordine del tutto casuale, mi raccomando il numero deve essere sempre quello, 9 consonanti e 7 vocali. In ordine casuale, così come vi vengono. 9 consonanti, C, F, G, P, L, M, R, quanti ne abbiamo messe? 3, 6, 7, V e T. E il resto tutte vocali, ovviamente dovrete ripeterle. A, A, I, a me la U piace poco quindi ne metto una, O e il resto sono E. Con questa tabella ora andremo a giocare. Dandoci un tempo, 2 minuti e mezzo, 3 minuti, questo poi lo decidete voi, ogni giocatore avrà il suo foglio su cui scriverà il maggior numero o cercherà di scrivere il maggior numero di parole intrecciando tra loro queste lettere. In che modo? In modo che ogni lettera, la lettera precedente, tocchi in qualche modo, orizzontalmente, obliquamente o verticalmente, quella successiva. Per esempio, come in questo caso, cave. E così via. Ognuno scriverà tutte le parole che gli vengono in mente. Poi alla fine ci si confronta. Le parole che sono state scritte da tutti i giocatori o anche solo da due vengono cancellate, quindi le parole uguali si cancellano. E il resto invece, ogni parola rappresenterà un punto. Ovviamente vincerà la manche chi riuscirà a scrivere, a trovare più parole. Come vedete, in questo caso eravamo 3 giocatori. Ognuno ha stilato il suo elenco di parole. Ora non ci resta che confrontarci. Le parole cancellate sono quelle presenti in almeno 2 elenchi, per cui non possono essere considerate nel punteggio. Questo è un gioco veramente bello da poter fare non solo con i vostri fratelli o amici, ma anche con i vostri genitori quando siete a casa. Quindi mi raccomando, fate tante sfide e più la mente si allena e più diventate bravi anche. E ora, a proposito di allenare la mente, ve li ricordate gli indovinelli della scorsa settimana? Allora, li ripetiamo velocemente e poi vi do la soluzione. Nasco, bianco, fresco e bello, con la faccia da monello, del bel sole, ho un gran timore, mi distrugge in poche ore, ho la testa, ma non ragiono, indovina un po', ma chi sono? Intanto, bravo Andrea Di Recanati che è stato il più veloce a darci la risposta e grazie a tutti quelli che hanno partecipato, era esattamente, sì, proprio lui, il pupazzo di neve! Bravi tutti i bambini! E poi ce n'era anche un altro indovinello, un po' più corto, ma non tanto più facile. Allora, era, non son pittore, ma faccio ritratti a tutte le ore. Avevamo detto che era una cosa che noi a casa, ma anche in giro, guardiamo spesso, ma non è la TV.
Esatto. Un altro Andrea di Ancona ci ha dato un'altra risposta esatta. Eh sì, era proprio lo specchio, specchio delle mie brame. Siete stati davvero bravissimi come al solito, bambini. E allora noi ci vediamo la prossima settimana. Io vi aspetto, continuate a seguire le videococcole. Ciao!